uno dei nomi di Ortenea. In questo caso giallo e il rosso e accompagnano l'insegna dell'idra. Ci fossero le contrade, se non ci fosse lo spirito delle contrade così attivo. I'm Sara. I quit my previous life to start this amazing journey. I'm cycling all the way towards Asia alone from my hometown in Spain. I want to show you the world from my bike and share my journey as I live it and as I see it, without a fixed destination and no time frame. Hit subscribe to watch raw adventure videos every week. Welcome to Ferrara. This is Piazza Ariostea, where the most important event of the city takes place. Il Palio di Ferrara. It's a unique event that holds place the last Sunday of May, and it's a celebration and remembrance of the Renaissance. It's a competition of 8 different teams, where they compete against each other in 4 different races. A race of young boys, a race of young girls, a race of donkeys and a race of horses. Disposizione una piazza completamente nuova al sindaco Alan Fabbri, al vice sindaco con la delega al Palio Nicola Lodi che ci hanno rappresenta veramente un simbolo per questo Palio. Si stanno avvicinando il gonfalone. Ringraziare i docenti, la preside, in particolare la docente Simona Rondina. Un po' la storia di questo borgo perché appunto fa parte dei 4 borghi esterni alle mura di Ferrara. Infatti il borgo San Giovanni comprende il territorio settentrionale e nord-orientale al di fuori delle mura di Ferrara, coincidente in buona parte con l'antica curiosità. Sul San Giovanni è proprio che è il borgo che ha vinto più pali in assoluto, 44 pali vinti. I calici di Santa Maria in Vado sono appunto giallo e viola che state vedendo passare questo. Attuali mura cittadine.
si è sviluppato fino al 500 inoltrato, attorno all'antica biforcazione del Po, nei rami del Volano e del qui sorsero le prime strutture religiose di primaria importanza ancora esistenti, come il complesso Qualemia, è stato fondato nel IX secolo, ma soprattutto la Basilica di San Giorgio, prima cattedrale di Ferrara e sede vescovile fino al 1135. Ha scritto stilisticamente all'architetto Biagio Rossetti il bellissimo campanile della chiesa, sembra fosse stato concluso entro il 1485. San Giorgio sono il giallo e il rosso e accompagnano l'insegna dell'Idra, il leggendario serpente dalle sette teste che... Ecco qua, allora un applauso per San Giorgio! Mi piace però volere ricordare tanti contadini, tanti... Assolutamente un ricordo va a loro e un grazie va a tutti. Fossero le contrade, se non ci fosse lo spirito delle contrade così attivo e vivace e dinamico, tutto questo non sarebbe possibile. Quindi evviva l'atmosfera... ...cale cinquecentesco, l'imponente castello di Tedardo di Canossa del X secolo e innumerevoli chiese, tra cui la parrocchiale di San Giacomo, documentata fin dal 1240. Ed è una bellissima storia da raccontare, una leggenda o comunque un fatto storico avvenuto davvero, quindi c'è molto da imparare da ogni cosa. Però lo voglio sentire, accompagna gli sbandieratori all'uscita. Ordiniamo che nell'odie 29 desto mese di maio disputate siano le corse alibali. Patrono dell'alma città de nostra, clamiamo! La parte che dà sul corso portamare di piazza... Vediamo, prima curva, San Paolo, San Giorgio, San Giovanni, San Benedetto. Rettilineo ancora, San Paolo, San Giorgio, San Benedetto, San Giovanni, San Giacomo, San Luca, Santa Maria in Vado, Santo Spirito. San Paolo ancora in testa, San Benedetto, San Giacomo, Santa Maria in Vado, San Luca, San Giorgio, Santo Spirito. Inizia il secondo giro, le postazioni sono più o meno simili. Sul passo definitivo oro della concorrenza. Esatto. Tradizionale giro di campo, mentre viene consegnata la coppa al punto vincitore. E nel settimo posto Borgo San Giacomo con Alice Simani e all'ottavo Rione Santo Spirito con Anna
Bianchini, quindi un applauso alle ragazze. San Benedetto, San Paolo, San Giacomo. C'è già una spaccatura, Caterina, tra i primi. Su tre giri di Piazza Ariosteo. Eccole che stanno entrando, guardate che... Sì. Vai, bambolina! Uso sembra di gomma. Voglio toccarti. Le asine sono scatenate. Passa in testa Santo Spirito. Con San Giacomo, San Giovanni, San Benedetto, San Luca, San Giorgio, San Paolo. Artistico Dosso Dossi dello Ducato nostro, l'asina dell'Orione. Valli. Santa Maria in Vado. Bellissimi questi cavalli. Welcome to Ferrara. This is Piazza Ariostea.